Eccolo qui, eccolo qui. Siamo nella schermata principale di Scavenger. È un Battle Royale, ok? È un Battle Royale ambientato in questa ambientazione post-apocalittica, direi. Cosa bisogna fare all'interno del game? Killare, prendere dei dati. C'è un punto di raccolta, voi dovete prendere questi dati e non dovete perderli. Nell'interno della lobby potete trovare ovviamente anche dei nemici. Nemici ovviamente player come noi, che uccidendoli vi fanno ricavare materiale. Materiale, armi, dati che appunto dovete raccogliere per poi arrivare alla fine del game alla madre, che è una navicella con la quale praticamente depositate tutti i dati che avete raccolto all'interno della partita. Si tratta di un game in terzetti, quindi siete una squadra di tre persone. Queste sono le migliori impostazioni grafiche per questo gioco. La miglior grafica e le migliori performance. Schermo intero, 1920x1080. Nessun adattamento alla risoluzione. No sincronizzazione verticale. No DLSS, che rompe solamente le palle e addirittura si vede un po' male. Mettete su personalizzato e andate. Distanza visiva massima. Anti-aliasing minimo. Questo minimo, minimo, texture massime, effetti minimo e fogliame minimo. Io poi vabbè, in questo caso ho messo il DirectX al DirectX versione 12. Io direi di andare a giocare, andare a spaccare tutto, boys. Quindi cerchiamo la partita.